Ciao a tutti, popolo del tubo, e siamo ancora qui sulla Zielonca. Dice Robby, ancora a raccogliere carote stai? Eh sì, ragazzi, perché con il macchinario, quello che raccoglieva ad una fila, non era possibile. Ci voleva veramente troppo, troppo tempo, e quindi l'ho dato indietro e ho preso questo fantastico The Wolf GCCE, che devo dire è il migliore, quello che tiene fino a 4 pallet, quindi 2, 4, 6, 8, 8.000 litri di capienza. È come se avesse un serbatoio, visto che la semovente, quella grande, non ha un serbatoio, e quindi senza un operaio non la possiamo guidare noi, dobbiamo per forza da soli mettere un operaio e andare noi sotto col carro. Questa, se volete raccogliere voi manualmente le carote, rimane la soluzione migliore. Tra l'altro c'è anche la possibilità di acquistare i pallet direttamente sulla macchina, quindi non dobbiamo nemmeno scendere, eccetera, eccetera. Ma adesso vi farò vedere come si fa. Devo dire che è una soluzione molto, molto, molto veloce. Per quanto riguarda il caricamento delle cassettine, devo dire che da PC abbiamo ovviato con acquistando questo bellissimo carro che è già di default. Il carro si chiama Brantner DD240732XXL, e mettendo la Universal Autoload. Avete visto che l'autoload, quella normale, diciamo, quell'altra, non funziona, non riconosce questi pallet, quindi avrà bisogno di un aggiornamento, mentre la Universal Autoload carica i pallet di carote. Quindi con l'ausilio della raccoglitrice, questa qui a 4 pallet, e la Universal Autoload, stiamo facendo decisamente molto, molto, molto prima nella raccolta. Vedete, così facendo la macchina raccoglie, sputa, diciamo, le carotine all'interno di queste casse e si fa in un attimo. Ora, non voglio farvi vedere un altro video sulla raccolta delle carote, quindi che cosa faremo oggi? Come avete letto nei commenti, nel titolo, inizieremo la prima vera produzione per quanto riguarda le carotine, in modo da fare qualche euretto in più, qualche soldino in più, cominciare a crescere un pochino economicamente. Ora voglio vedere i prezzi dei prodotti, andremo a fare vediamo se fare le carote in scatola, la zuppa di carote, insomma vediamo un attimino quello che ci pagheranno di più e che ci converrà fare. Per il momento però continuiamo a raccogliere le carotine. Vedete, ragazzi, raccogliamo le carotine, e in questo modo è molto meno traumatico, diciamo. Ma veramente ad una fila ed un pallet, ragazzi, da solo non gli se la fa, è una cosa troppo da multiplayer, mentre così diciamo la cosa è un pochino più umana. Ora la domanda è: ma perché non hanno messo un'altra raccoglitrice magari a 4 file, così come quella lì che già c'è, ma col serbatoio, che sarebbe stato uno spettacolo? Andando sul sito della The Wolf ho visto tantissimi modelli della The Wolf, ma anche della Grimme con serbatoio, delle carote a 4 file col serbatoio. Non capisco perché invece ci hanno messo solo quella senza serbatoio, cioè più da multiplayer. Non vorrei che la Giants stesse puntando troppo sul multiplayer, perché già nel pack Oxbow c'era la raccoglitrice che sputava direttamente l'uva senza serbatoio, però lì comunque, che quella chiaramente era da multiplayer, però lì comunque avevamo la possibilità di mettere il serbatoio. Ecco, nella The Wolf questo non accade, non c'è, quindi insomma comincia a essere un pochino, capito, preoccupante la cosa, perché insomma non è che c'è solo gente che gioca in multiplayer, c'è anche gente come me che gioca quasi esclusivamente in single player. Intanto, raga, la raccoglitrice a volte prende due file, a volte ne prende una, un po' così, un po' come si alza la mattina, vedete, lì ne ha prese una e qui ne stava prendendo due. Continuiamo con una, perché non vorrei far impazzire la raccoglitrice o buggarla. Però vedete che ci siamo quasi, abbiamo già riempito 4 pallet, così adesso li scarichiamo e vi faccio vedere come ricaricarli senza scendere. Sono tutte cose che abbiamo scoperto giocando, che abbiamo scoperto in live sulla mia piattaforma Viola,
che trovate qua sotto in descrizione, dove sono in live tutte le mattine e tutte le sere. Se avete Amazon Prime potete abbonarvi gratis, aiutarmi e sostenermi col canaletto. A posto ragazzi, a posto. Allora, dovete spegnere la macchina, aprite F1, spegnete la macchina, scarica scatole. Datemi un attimo, perché qui mi dà i tasti non del joypad. Ok, scarica scatole, vedete? Tramite questo nastro. Poi, una volta scaricate le scatole, dovete risollevare la piattaforma. Porca miseria, ecco. Risollevate la piattaforma e vedete, carica scatole. Vedete, c'è carica scatole. Ovviamente la piattaforma deve essere sollevata, la macchina spenta, altrimenti non vi apparirà la scritta carica scatole. Fate carica scatole. No, carica scatole, scusate, carica scatole. Sì, ve la dispiega per caricarle manualmente. Scusate, compra nuove scatole. Scusatemi, piccolo lapsus. Compra nuove scatole, vedete? Compra nuove scatole. Vuoi comprare le scatole da riempire? Sì, ecco. E magicamente, ragazzi, vi appariranno sul coppino. Ora, qua abbiamo 4 pallet di prima, 4 pallet fatti adesso, e andiamo a caricarli con l'autoload. Così vi faccio vedere che l'autoload Universal, che purtroppo è solo per PC, funziona benissimo con questi pallet. Peccato che carica una fila sola, non carica due file. Io adesso, casomai, con la super forza, qualche fila la finirò manualmente. Allora, carichiamo. Vedete? Questa funziona alla grande. Però una fila sola. A parte che non vorrei rischiare, ragazzi, di sovraccaricare troppo il trattore. Poi ci ammazziamo e famo una brutta fine. Ne carica 4. 4. Io adesso mi metto la super forza e carico pure ste due. Carico pure, anzi, ste tre. Le carichiamo così, però, ecco. Una, due, in modo che è più stabile, credo. Una, due. E la terza. Raga, speriamo che non famo una brutta fine. Come lo vedete sto carico, voi? Poi, facciamo... Andiamo a vedere i prezzi e vediamo che cosa ci conviene fare con le carotine. Allora, datemi un attimo, Allora, le carotine normali... Allora, la zuppa di carote ce la pagano dai 3.700 massimi. Vabbè, no, il treno non lo guardo perché non mi metto a vendere col treno. Quindi 3.160-3.185. Poi, le carote sciolte no. E le carote in scatola 2.800. Quindi conviene fare la zuppa. Ce la pagano di più. Quindi, andiamo a vedere sulla mappa dove è zuppe. Vi ricordate, no, che c'è zuppe. Eccola qua, zuppe, e noi dobbiamo andare laggiù da zuppe, in modo che iniziamo la produzione di zuppette di carota. Come sempre, ragazzi, la prima vendita, io adesso metterò i pallet in spawn, la prima vendita la faremo visiva, così vediamo i pallet, li carichiamo tutti quanti e tutto quanto, e poi successivamente metteremo vendita, che poi... Non è che possiamo sempre star fa qua e là, su e su. Insomma. Allora, zuppe, giù, oltre la chiesa, a sinistra. Zuppe, baccalà. C'era una canzone. Allora, piano che ci cappottiamo. Sempre molto piano. Sempre con le dovute attenzioni. Eccola laggiù, il signore qui che mi attraversa proprio sotto la rota. Anche nella realtà ci sono quei pedoni lì, che all'ultimo te si ficcano sotto. Eccola, zuppe, vedo già. Vedo già la scritta. Piano piano. Piano piano si arriva, raga. Anche i pallet sono della The Wolf, mica ci avevo fatto caso. È una settimana mo che sto a combattere questo DLC e non ci avevo fatto caso, raga, voglio dire, l'occhio cade dove il cuore dente duole, che il cuore dell'occhio vuole la sua parte, Ed eccoci arrivati a zuppe.
che bello, zuppe, 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 mi piace. Andremo ovviamente a usare la mod che fa affittare le produzioni, che è solo per PC. No, che così le vendi? Mi stavo a sbagliare, raga. Meno male sono tornato indietro. Prima va affittata. Mannaggia la distrattitudine. Allora, affittiamola a 1000 euro e facciamo la zuppina di carote. 300 carote e 100 di zuppa. Ok. Mamma mia, ragazzi. Mamma mia, stavo sbagliando, le stavo vendendo. Oh. I pallet spariscono, eh. Ve li ripagano comunque, state tranquilli. Spariscono. Ve li ripagano, vedete, vi danno 230 euro a pallet, vedete? Ovviamente le carote non ce l'ha pagate perché stanno dentro come produzione. 230 euro a pallet, quindi praticamente il pallet lo pagate, se non vado errato, il pallet lo pagate 130 euro e ve ne ridanno 230 quando è pieno. Perciò ci guadagnate, penso, con i pallet. No, senza penso, ci guadagnate. Ora non so se vi ridà 230 anche da vuoti, perché così... Lo compri pieno a 150, cioè lo compri a 150 e lo rivendi a 250 praticamente. Vabbè, i famosi affari, per chi te lo vende ovviamente, cioè i famosi affari di Maria Cazzetta, come si suol dire da me. Vabbè, torniamo in farm, piano piano, non ci abbiamo fretta, figurate se noi ci abbiamo fretta di tornare in farm. Sì, ce l'ho, faccio un taglio. Riecchime. Ragazzi, piano piano, chi va piano va sano e va lontano, si dice. A posto. E continuiamo così, raga. Continuiamo così. Io credo che faremo un bel po' di litraggio di carotine. Adesso questo campo lo alterneremo. Ci abbiamo seminato le carote e prossima volta andremo di pastinaca. Così proviamo tutte le nostre nuove colture e poi a mano... che faremo che andremo avanti. Ormai ad esempio la colza non ci serve più perché abbiamo già la produzione di zuppe attiva e quindi la colza non ci serve per fare soldini. Adesso sul campo di colza là ci metteremo barbabietola rossa e qua ci metteremo pastinaca. Piano piano cercheremo di raccogliere tutte le nuove colture. Allora andiamo di qua, mi piace sta raccoglitrice dei wolf, mi piace, che poi tra l'altro c'ha il serbatoio più grosso della semovente, perché se non sbaglio la semovente sono 6.000 litri, questa qui con 4 pallet da 2.000 sono 8.000, perciò ci andiamo pure a guadagnare come... Oh, che è sta stortezza? Datemi un attimo, sta stortitudine tra noi, questo silenzio dentro me, vai! A posto. E così, ragazzi, abbiamo iniziato anche la nostra prima produzione della Premium Edition. Che spettacolo. Ma voi, adesso vi voglio fare una domanda. Ma voi siete in hype per questo DLC? Ormai sono 3 giorni che lo vedete sul mio canale. Cioè, vi crea hype. Però non mi scrivete i commenti che ho letto. Ho letto alcuni commenti che mi fanno cadere le braccia. Tipo, non è il mio tipo di mappa perché io preferisco la mappa di Edo. Ma grazie Graziella e grazie al cavolo. Se c'avevo il cappello me lo levavo. Ma voi non potete paragonare tutti i prodotti della Giants o futuri o di altri modder con la mappa di Edo, perché quello è il top. Che c'entra? È come di... Ti piace pane e prosciutto? No, non è per me, preferisco le lasagne. E grazie al ca. Però, cioè, il fatto che comunque le lasagne sono buone non è se vanno a mangiare solo le lasagne. No, bisogna mangiare anche altro. Quindi... Questa è comunque una mappa che va giudicata a livello standard, a livello di mappe standard, di mappe che hanno roba standard. Non potete paragonarla con i capolavori e Paedo. Cioè, sono cose totalmente diverse. Cioè, ragazzi, cose che Paedo sono imparagonabili. Cioè, sono cose che... Però non si può giocare solo a mappa italiana, a roba italiana, a mezzo italiano. Cioè, secondo me, poi ognuno gioca come cacchio gli pare. La mia opinione è che se ragionate così rimarrete sempre insoddisfatti da ogni DLC. Perché i DLC italiani, che è uscito? È uscito il Carraro, è già un miracolo. Ma non è che tutti i giorni escono DLC italiani, mappe italiane e robe italiane. Cioè, se giocate solo con quello non giocate mai praticamente. O giocate solo con una mappa in 3 anni. In 2 o 3 anni di farming, ed è un peccato, raga. Secondo me è molto limitante ragionare così, eh. Cioè, non ragionate così perché vi perderete
tantissime esperienze di gioco. Cioè, non è secondo me sbagliato. Però poi ognuno ragiona un po' come gli pare. Io vi do ovviamente la mia reazione su determinati commenti. Comunque, datemi un attimo che qua per addrizzasse, pare facile addrizzasse, ma non lo è. Io cerco sempre di raccogliere una fila sola per volta, perché se ne raccogli due, a volte ne raccoglie mezza, a volte ne raccoglie metà. Comunque, raga, questo video dove andiamo a iniziare la produzione di zuppettine finisce qua. Fatemi sapere nei commenti tutto quanto, tutte le vostre opinioni. Lasciate un bel likeino. Vi ricordo che il canale sopravvive solo grazie al vostro aiuto, quindi c'è la possibilità di sostenermi con un abbonamento o con un super grazie. E a tal proposito ringrazio tutti gli amici che mi sostengono in questo modo. Grazie veramente di cuore. Amici, vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Ciao!